Siamo pronti per una nuova puntata di Europa Vicina Tour in Miniera, una puntata che sarà interamente dedicata al sottosuolo. Tra poco entreremo, infatti, scenderemo in galleria, prima però per avere un'idea anche dell'estensione del luogo che andiamo a visitare, è necessario dare uno sguardo alla cartina insieme a Mauro Villani. E questa è una planimetria del 1949, quindi redatta 16 anni prima che la coltivazione di Serbario viene dismessa, e dà un'idea dell'estensione del sottosuolo che ovviamente in 16 anni diventerà ancora molto più importante. Serbario si sviluppa su 8 livelli in successione e sono stati realizzati vuoti per circa 130 km di sviluppo sotterraneo, a vario titolo e non più presenti interamente per le tecniche di coltivazione che prevedono i crolli di una parte di questi vuoti. Come si vede già all'epoca, la miniera andava a interagire con la città e 2 anni dopo, nel 1951, questi livelli la attraverseranno totalmente, andando ad aprire l'ultimo dei pozzi di Serbario, il Pozzo 10, al di là della piazza Iglesias, tra Cannas di Soto e la piazza, e continueranno anche in direzione nord. Questi, Mauro, sono i rioni, diciamo, più popolosi della città. Parliamo di Corso Albania, Corso Iglesias. Sì, le gallerie arrivano sino a Corso Albania, e questa, Corso Iglesias, arrivano ad attraversarle completamente. La città in origine è stata costruita un po' distante, non troppo per evitare trasferimenti troppo lunghi, ma in maniera da non interagire con i lavori minerari, però poi il giacimento andava in maniera interessante anche in quella direzione, la miniera, insomma, l'ha attraversata senza troppi problemi. Non ci resta che scendere in galleria. Andiamo. Andiamo da qui. Questo è l'ingresso d'epoca in un giropozzo del 39 che conduce alla ricetta del primo livello del pozzo 1 ed è l'accesso utilizzato normalmente per la visita proposta al pubblico, che ovviamente si svolge in un percorso adattato e messo in totale sicurezza. Mauro, ci troviamo adesso in un punto cruciale dell'inizio, diciamo, del tour in galleria. Perché? Questa è la ricetta del primo livello sotterraneo del Pozzo 1, è uno degli ambienti a questo livello che consente l'accesso con l'esterno, è il collegamento tra il livello in sottosuolo e l'esterno, perché da qui si entra e si esce lungo il Pozzo 1 per avere accesso alle gabbie durante il lavoro e poter portare in superficie il carbone coltivato oppure andare in profondità e avere accesso agli altri livelli. Questo è un luogo cruciale in assoluto per la miniera perché collega il sottosuolo con l'esterno. Quando terminiamo questo tratto, entriamo nel minerale, nel banco di carbone, che qui per ragioni di sicurezza è coperto e reso con dei calchi in resina che riproducono fedelmente la sequenza roccia-carbone, ma evitano diffusioni di polvere, che la polvere di carbone si produce anche senza lavorare per Certo. ossidazione chimica ed è un esplosivo e quindi non consentirebbe una visita, insomma, in In sicurezza. sicurezza. Per esempio, non potremmo portare minorenni dentro per legge, sarebbe, insomma, assurdo per un museo, no? Certo. E quindi, insomma, per una questione di sicurezza, si continua ad attraversarlo con delle centinaia metalliche, che è un luogo un pochino più minerario, da qui a un paio di centinaia di metri, lo si attraversa tutto in direzione, si arriva al limite del banco e la coltivazione del minerale avviene retrocedendo, aprendo sui fianchi i pannelli di coltivazione, ci si entra dentro con una galleria che viene chiamata di base, che via via che viene scavata viene strutturata, all'epoca con quadri in legno, oggi con sistemi idraulici, ma il principio è lo stesso. Si coltiva il minerale secondo l'epoca, Ma infatti, non c'è certo, come. proponiamo al visitatore, insomma, le varie tecniche per evoluzione per decennio e poi, una volta che il cantiere va in esaurimento, se ne riviene fuori recuperando le armature e provocandone il crollo a seguire, salvo la galleria che consente di ritornare nella galleria di struttura da cui si è partiti. Le attrezzature recuperate una volta che rientri nella galleria di struttura vengono riutilizzate
integrate del necessario, retrocedendo su questa per aprire i successivi pannelli di coltivazione. Ecco, può sembrare, o forse lo era, complesso, anche se in realtà poi veniva svolto tutto in gran velocità questo lavoro. Beh, nell'insieme sì, è complesso nell'insieme, però l'organizzazione puntuale consentiva l'interazione di tutte le squadre che venivano impiegate e quindi tutto sommato erano operazioni che avvenivano più velocemente di quello che si può pensare. Tant'è che la miniera, è vero che all'inizio con le tecniche dell'epoca impiegava tantissimo personale, però produceva anche di conseguenza. E qui noi proponiamo sia le tecniche del primo decennio che prevedevano la coltivazione manuale con l'uso di martelli pneumatici e poi via via la meccanizzazione di queste operazioni. Mauro, anche questo percorso che stiamo attraversando della galleria è stato sgomberato, è stato reso fruibile turisticamente parlando sempre grazie al famoso intervento dell'Unione Europea di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate. Sì, certo, assolutamente. Anche l'intervento in sottosuolo, che insomma è estremamente oneroso, ha richiesto dei finanziamenti e ha utilizzato dei finanziamenti dei fondi europei, consentendo sia il recupero di parti d'epoca sia la realizzazione ad hoc di strutture nuove in maniera da creare un circuito in sottosuolo che fosse allo stesso tempo sicuro e funzionale per le visite. Qui stiamo entrando tecnicamente nel banco mineralizzato, quindi c'è il carbone. La galleria cambia aspetto, continua, è la naturale prosecuzione del traverso banco, da qui prende il nome di carreggio perché si trasferisce il minerale coltivato e il banco viene attraversato strutturandolo con delle centine metalliche posizionate in modo serrato per le pressioni importanti. Si va ad attraversare tutto il banco, si va alla fine e si inizia coltivando dal cantiere più datato retrocedendo temporalmente. Qui noi proponiamo innanzitutto la visione di un avanzamento moderno e poi, proprio per dare un termine di paragone con gli ambienti d'epoca, ci trasferiamo in un cantiere insomma tra i primi d'epoca e così si può comparare. Allora, proponiamo all'utente, in sottosuolo sono stati allestiti dei cantieri con la progressione tecnologica che mostra gli avanzamenti tecnici ma anche la miglioria delle condizioni umane di lavoro, perché ovviamente lavorando con le macchine insomma anche il lavoratore gode di vantaggi dal punto di vista insomma delle condizioni di lavoro. Quindi abbiamo pensato, strutturando, visto anche che insomma nel giacimento c'è ancora, nel bene o nel male, insomma una miniera di carbone aperta, Nuragibigus, ancora non lo abbiamo stabilito, di preparare anche due cantieri che presentassero le tecniche di tracciamento e di coltivazione moderne. E quindi insomma presentiamo in questo caso un tracciamento meccanizzato che non ha mai avuto modo di vedere la luce qui a Serbario. Si lavora con delle frese elettriche frontali. Sono chiamate minatore continuo, la macchina viene condotta sul fianco, in questo caso è una macchina elettrica, e va avanti brandeggiando una fresa che irrora d'acqua e scava. Carica tutto quello che fa cadere davanti a sé con due chele meccaniche e lo trasferisce sul retromacchina con un convogliatore a catena. Qui si avvicinano dei carri cingolati che vengono alimentati dal convogliatore e poi fanno la spola uscendo dall'avanzamento su dei nastri trasportatori che sgombrano il minerale. E viene presentato anche il modo più moderno insomma di mettere in sicurezza. Via via che si va avanti si ventila il cantiere. Sino agli anni 80 si strutturava con dei quadri trapezoidali adattati, successivamente tendenzialmente quando è possibile, ma insomma quasi sempre, si bullona, cioè si infilano dei lunghi chiodi in acciaio sul tetto, in fibra di vetro sui fianchi che attraversano gli strati solidi e meno solidi di roccia e carbone e vengono consolidati con delle resine possidiche bicomponenti. Sono dei tasselli chimici adattati al luogo e quindi di dimensioni un po' differenti da quelli che si è abituati a vedere in ambiente domestico e si mette in sicurezza il pannello. Questo è il tracciamento del cantiere, cioè la preparazione del cosiddetto taglio. Questa galleria che
vuole essere la galleria di base del pannello, va in avanti per quanto lo consente la condizione del luogo, può essere lunga anche diverse centinaia di metri, circa 200-300 metri a ritroso se ne traccia un'altra identica chiamata di testa, le due vengono messe in comunicazione con una traversa e nella traversa poi si farà lavorare una tagliatrice a tamburi che presentiamo in un cantiere successivo che effettuerà tutto l'abbattimento del fronte, che poi la vedremo più avanti, insomma. Ecco, qua c'è l'accesso invece a un pannello di coltivazione dell'epoca. Questo tecnicamente è lo stesso ambiente che abbiamo appena visto moderno, solo che è più piccolo perché a mano si andava in altezza sin quando c'era utilità, sin quando c'era minerale, tant'è che all'epoca a mano li facevano lavorare anche su strati esigui di un metro o meno, anche 50 centimetri. Il lavoratore lavorava in una condizione disumana. Certo, assolutamente. Sotto il metro, tra l'ossidazione del minerale, quindi il rilascio termico conseguente, il calore rilasciato dal martello e dalle attrezzature, si superano tranquillamente i 40 gradi di temperatura. In più si sta confinati, immagina rumore e polvere, cosa diventano, già sono importanti in condizioni normali. E tutto questo per 12 ore come minimo? Beh, la media, la normalità era 8 ore. Con una giornata libera, anche se in tempi particolari, per esempio durante il conflitto nel 40, quando l'Italia entra ufficialmente nel secondo conflitto mondiale, questo settore estrattivo viene militarizzato e quindi i lavoratori che prima lavoravano normalmente 6 giorni su 7, 8 ore al giorno, lavoreranno tutti i giorni con ritmi importanti, salvo le squadre proprio alla produzione che manterranno quella giornata di riposo, ma peggio, nei 6 giorni di lavoro saranno obbligate in genere a fare la doppia, cioè 16 ore, e a produrre il doppio di quanto richiesto. Tant'è che tra problemi produttivi, gli incidenti conseguenti dovuti all'accumulo della fatica, ai ritmi e aumenti abbastanza inappropriati all'epoca, inattesi del caro vita e cose varie, il 2 maggio del 42 i minatori sia di Serbariu che di Sirai andranno in sciopero in pieno regime, in pieno conflitto, insomma faranno uno sciopero storico perché insomma in quel periodo siamo in guerra, siamo ancora in pieno regime, è uno sciopero di quella importanza, cioè con una partecipazione di migliaia di lavoratori non è certamente comune nel nostro paese, insomma. E ha fatto la storia. E ha fatto, sì, assolutamente. Del nostro paese e del carbone. Qua siamo in un cantiere, in una coltivazione tipica dell'epoca, una cosiddetta camera e pilastri o per fronti corte. Siamo entrati con la galleria di base, si svuotano con delle rimonte parallele i banchi mineralizzati, mettendoli in sicurezza. Qui ovviamente è tutto. Queste sono armature in legno di pino, provvisorie, perché queste serviranno sin quando il cantiere è produttivo, poi quando il cantiere va in esaurimento verrà abbandonato, qui si retrocede disarmando, cioè smontando questi quadri e provocando il crollo di questi ambienti. Il crollo rimette in sicurezza il vuoto e consente di recuperare attrezzature che poi ritornati nella galleria di base verranno riportate nel carreggio principale da dove veniamo e riutilizzate, integrate del necessario. E mentre si fa questa operazione per aiutare
come dire, la ripresa del minerale, limitando anche l'uso di legno che è oneroso, si lasciano lateralmente dei pilastri di roccia e carbone, in questo caso coperti dai calchi in resina. Ci avviciniamo per vedere gli strati. Coperti dai calchi in resina per questioni di sicurezza, qui si vede lo strato di carbone alternato a piccoli strati di sedimenti calcarei. E in questo caso viene preso l'insieme e questo verrà cernito in laveria, cioè verrà separato e abbancato nell'area sterile che qui occupa una trentina di ettari. Se qua ci fosse stato carbone sin qua e al tetto un metro di roccia, questo luogo di lavoro sarebbe stato alto così, saremmo neanche in ginocchio, sdraiati completamente. Qui così come lavoravano? Come lavoravano, qui li chiamavano istopisi, i topi, i ratti, proprio per la condizione di lavoro ed era diffusa in tutto il bacino, insomma, perché manualmente puoi essere comandato in maniera selettiva, con una macchina l'approccio è completamente diverso. Noi qua invece che poi proporre il rientro, non solo si fanno crollare le rimonte disarmando i quadri, ma quei pilastri che hanno minerale, una volta arrivati in testa, vengono abbattuti retrocedendo e quindi qua crolla tutto, totalmente, con tutti i rischi del caso, con il riempimento del crollo. Il problema è che mentre fai queste operazioni il crollo può avvenire prima del dovuto e non a caso qui rappresenta la causa più diffusa di incidente, mortale o meno. Noi qui col pubblico usciamo al contrario, invece che retrocedere sulla testa, per passare nel retrotaglio del cantiere. Mauro, quello che sentiamo è il rumore del motopicco. Sì, questo è un martello pneumatico attenuato di circa un quinto rispetto al reale, giusto per dare l'idea al visitatore di qual era la condizione ambientale. La sordità rappresentava la terza patologia all'epoca tra i lavoratori. Questo è uno un quinto più basso, immaginane diversi, una decina, più il rumore dato dal movimento della tavola oscillante, del convogliatore a scosse che sobbalzando caricava il carbone. Questo è un luogo infernale e tra l'altro saturo di polvere, non così. Sì, ma infatti esatto. Bisogna immaginarlo un po' diverso. Ti posso far vedere poi muovendo appena appena di roba dal pavimento cosa succede, sì. Insomma, per dare sì, un'idea. Lo vedremo. Sì. Anche perché solo dal tuo racconto veramente sembra quasi la descrizione di un girone dell'inferno dantesco. Non doveva esserci molto lontano, insomma. Qui considera che si arriva al limite, la frana inizia a prodursi, viene controllata con delle castelle di legno e questo consente qui agli abbattitori di lavorare col martello pneumatico recuperando, spogliando il pilastro. Mentre fanno quello, con questo attrezzo, con la marra, manualmente viene spostato il carbone, viene ammucchiato nella bocca di carico della tavola oscillante e questa sobbalzando pesca il minerale e lo fa avanzare. Sobbalzando vuol dire che questa fa aggiunge rumore e ogni volta che salta aggiunge polvere. Se io sollevo qualcosa pian piano, ma niente, guarda. Figuriamoci in attività. Immaginate 5 minuti reali cos'è sto posto, non ci si vede l'un l'altro e si più che inalare si mangia letteralmente polvere nelle restanti ore di lavoro. E qui poi pian piano, quando il pilastro è stato spogliato, abbattuto, si sposta il convogliatore sul secondo pilastro, si disarmano quelle due castelle, si armano al posto del pilastro e qui viene giù tutto. E si lavora per unità, per squadre di 4 uomini all'epoca. L'abbattitore, lo sgombratore, l'armatore che sistema insomma per la sicurezza e il disarmatore che è quello che poi va a recuperare, a disarmare le armature provocando il crollo a seguire e che ovviamente nel frattempo aiuta a svolgere le mansioni, però ognuno ha la sua competenza e un salario conseguente.
però la squadra è un'unità produttiva e deve rendere collettivamente una produzione che all'epoca era di 6 tonnellate. Se scendevano sotto le 3,5 rischiavano il posto di lavoro tutti e quattro insieme, oltre che chiaramente diminuendo la produzione c'era un ribasso nella giornaliera. Questo era il modo di lavorare. Qua riguadagniamo la galleria principale e poi retrocedendo andiamo in un cantiere successivo e così via. Andiamo. Adesso qui nel percorso riguadagniamo, torniamo leggermente indietro e poi prendiamo una traversa e andiamo in un cantiere successivo, del decennio successivo. Okay. E pian piano andiamo ai giorni nostri, insomma. È anche un percorso nella storia, nel certo, tempo, sì, non sì, è solo un percorso di lavoro. Il percorso è strutturato ad anello in maniera da poter lavorare in più gruppi contemporaneamente senza disturbarsi. Noi per esempio adesso abbandoniamo questa galleria principale e niente vieta che un collega o una collega ci segua con un gruppo di persone, quindi senza disturbarci e senza dover aspettare che chi entra esca. Debba per uscire esatto, necessariamente. Sì. Questa è l'evoluzione della tecnica precedente, che poi evolvendo è quella attuale, la cosiddetta fronte lunga. Invece di quadrettare realizzando corridoi e pilastri, si fa come si fa oggi, una galleria di base, una di testa al limite del pannello, una rimonta e da qui si porta via tutto sino a essere eseguiti dalla frana che segue. Mauro, ma anche questo corridoio poi a un certo punto veniva disarmato? Sì, con la qui praticamente gli abbattitori stanno lì sul fronte, hanno delle butte semplici che tengono in sicurezza, vanno in avanti sin quando la struttura del luogo lo consente, quindi può essere un metro, due metri, come 4 o 5, dipende dal luogo, stabilizzato. In mezzo alle due file di butte c'è un convogliatore a catena, non più a scosse, che poi è il sistema ancora usato oggi sui fronti, e dietro a trattenere la frana ci sono sempre delle castelle allineate, perché qui tende a venire giù tutto. Loro buttano giù quello che è possibile, viene caricato sul convogliatore che lo porta a un nastro trasportatore, poi questa fila di butte, quella sul retro, viene posta in avanti. Questo si smonta e si rimette in mezzo, si ricrea la situazione quanto si è avanzato. Certo. E poi vanno disarmate le castelle, non tutte insieme, ma alternandole per evitare di destabilizzare troppo, avanzandole, e qui dietro tutto il fronte inizia a venire giù. Faccio notare che quando qua crolla tutto, i lavoratori sono qualche metro più avanti, non è che siano chissà dove. Quindi lavorare anche con la paura, Mauro, che sì, da un momento all'altro... una paura che viene poi, come dire, insomma, smorzata dall'abitudine, dall'esperienza, però con un sempre presente questo rischio. Diciamo che il crollo ha un buon esito se il posizionamento di queste tiene ed è corretto, se una di queste va via c'è il rischio che poi, insomma... Pensando alla paura, però, che giustamente tu dici smorzata dall'abitudine e dall'esperienza, ma mi vengono in mente anche numerosi ragazzini, quasi sì, bambini che venivano per la prima volta inseriti. Si iniziava sui 14 anni a lavorare qui in sottosuolo, per i maschi, le femmine non lavoravano sotto per mancanza di forza fisica generalmente necessaria per svolgere le mansioni sotto. E chiaramente, per esempio, soprattutto nella prima fase ci sono tanti incidenti dovuti alla giovane età o all'inesperienza, a prescindere dalla giovane età, del lavoratore che è catapultato, insomma, veniva da ambiti rurali, veniva catapultato in un ambiente che non era il suo. Insomma, nell'immediato ti mettevano lì a lavorare, magari l'imprudenza, la curiosità in qualche caso causava incidenti che insomma non succederebbero con un minimo di professionalità, ecco, adeguata, insomma. Certo. In quel senso lì. Però nonostante chi lavora sia professionalmente ben preparato, c'è un imponderabile comunque abbastanza importante, da tenere no? conto. E quindi il miglioramento di questo tecnica poi passa
per le butte a frizione e per le butte idrauliche. Qua siamo negli anni 50, è la meccanizzazione utilizzata dal punto di vista produttivo a Serbario. Prevedeva, ovviamente qui nel percorso turistico sono concentrate in poche decine di metri, ma questi luoghi possono essere lunghi 100-150 metri come fronti di lavoro. Si lavora con una macchina da taglio, una tagliatrice a coltelli che qui chiamavano alla francese rabot, che significa pialla, perché praticamente corre lungo la parete e con quei coltelli va a grattarne raschia. Il movimento gli viene dato da questa catena, che sta da una parte e dall'altra, che viene trainata da dei motori elettrici. Qui il motore non è stato montato per permettere un passaggio agevole all'utente lì. Nella realtà il lavoratore sta qui dentro. Noi, se seguissimo proprio il luogo di lavoro, dovremmo passare qui. Questo è l'ambiente di lavoro, perché è il luogo più protetto, sei nel cuore dei martinetti idraulici che assicurano... Dei pistoni. Sono comandati per copia con delle pompe a mano, con dei click praticamente azionati manualmente, i due anteriori e i quattro posteriori. L'uomo sta qui, tant'è che da allora diventa obbligatorio l'uso dei parastinchi proprio per evitare problemi. La macchina gratta e, facendo questo lavoro, fa cadere il materiale che spinge col piede sul convogliatore. Il convogliatore lo carica sul nastro che lo porta verso l'esterno. Le armature a questo punto vengono spostate facendole basculare, abbassando la parte anteriore e la posteriore si provoca un disequilibrio e una spinta. Questo avanza, il retro crolla perché non è più controllato. Arrivato in posizione viene rippato nuovamente, rimesso in spinta e la macchina riprende il suo lavoro. Questa è l'unica tecnologia realmente impiegata a Serbariu, meccanizzata per la produzione. Si chiuderà così nel 64, quando la miniera smetterà di coltivare, poi andrà alla dismissione negli anni seguenti, nel 71. Allora, questo è il sistema utilizzato all'epoca per segnalare l'eventuale presenza di metano. Nel carbone ci può essere contenuto nelle microporosità del gas metano, che si produce con la carbonizzazione dei vegetali che diventano carbone, ne rimane imprigionato. Quindi quando la macchina lo abbatte o lo fai manualmente, se ce lo liberi, non te ne rendi conto perché il gas è inodore in natura, si miscela con basse percentuali di ossigeno e la miscela, chiamata grisù, è deflagrante. Quindi per segnalare la presenza di queste situazioni pericolose usavano all'epoca delle lampade di sicurezza di ultima generazione a benzina, c'è una fiammella confinata, dei setacci e una corazza protettiva per le correnti d'aria per evitare che la fiammella vada a contatto fuori col gas, crea un effetto camino che convoglia l'aria e eventualmente il gas. Il gas passa forzato nei setacci, si disgiunge dall'ossigeno e non è più esplosivo, è solo infiammabile e poi a basse percentuali. La fiammella, se lo incontra, lo brucia e cambia dimensione e colore. La fiammella è gialla, diventa bluastra e ti segnala che c'è un pericolo. Mauro, è vero che veniva spesso utilizzato anche un uccellino? L'utilizzo degli animali però non è di Serbariu, perlomeno degli uccellini, è un utilizzo generalizzato in tutto il mondo, ma un pochino più datato. Non avendo strumenti particolari oppure accoppiati ai primi modelli di lampade di sicurezza, portavano delle gabbiette con uccellini di piccola taglia che ovviamente risentivano di percentuali di gas per l'uomo ancora non pericolose, ma morendo o soffrendo segnalavano la presenza. Per esempio anche l'osservazione o il portare in gabbiette topi, per esempio, per terra segnalava la presenza di monossido o di ossido di carbonio, che sono tossici. Anche la lampada può essere utilizzata in questa maniera: se la appoggi per terra, se c'è monossido di carbonio va a spegnersi perché viene soffocata la combustione, in questa maniera sai che c'è anche quel pericolo. All'epoca usavano animali come i topi, per esempio, o all'estero, non qui, per esempio, dove usavano anche animali da traino nelle stalle, sia per controllare l'eventuale disturbo ai cavalli, per esempio, da parte di ratti, ma anche per il diossido di carbonio portavano gatti in sottosuolo che, stando acciambellati al pavimento, soffrivano del gas, per esempio.
Mauro, dove ci troviamo? Adesso siamo in un'altra sezione del binario. Sì, qua siamo nuovamente, abbiamo chiuso con la coltivazione meccanizzata di Serbariu, con il Rabot, e mostriamo l'evoluzione moderna. Questa è Nuraghi Vigus. Questa è una tagliatrice a tamburi che ha lavorato nel primo taglio di Nuraghi nella metà degli anni Ottanta. Attualmente impiegano delle macchine che sono circa una volta e mezzo più grandi di questa. È una macchina che scorre su delle guide a cremagliera elettrica, viene comandata con un radiocomando da un conduttore e ha all'estremità due braccia orientabili in maniera da seguire lo spessore, che ovviamente deve essere maggiore, altrimenti non c'è economia. Le braccia lavorano sfalsate, quello anteriore sollevato, quello posteriore segue rasoterra in maniera da raddoppiare la superficie abbattuta. Inoltre ci può essere anche una caduta passiva sul tetto se ulteriormente carbone, perché questa scava e vibra e quindi fa cadere. La macchina irrora d'acqua in continuazione e il retro del taglio viene stabilizzato con degli scudi marcianti oleodinamici. Hanno solo due pistoni ben più resistenti, comandati con centraline, vanno estesi sul tetto e progressivamente aperti sul fronte. Mentre questa sta spostandosi, gli scudi, partendo da dietro, dalla monte, coppia per coppia vengono richiusi e fatti avanzare meccanicamente. Mentre avanzano, vanno a incontrare l'elemento della guida, lo agganciano e lo trasferiscono in avanti, sfalsandolo e riallineandolo, provocando il crollo del settore che si muove. Il crollo viene acchiappato dallo scudo e scaricato dietro senza danni per gli operatori che stanno qui, e l'avanzamento della guida che consente alla macchina, quando arriva a fine corsa, di entrare in testa sfondando i bulloni sintetici laterali che abbiamo visto prima, che sono sintetici per non danneggiarne i taglienti, invertire la posizione delle braccia e tornare immediatamente indietro. Un sistema dinamico sempre in avanzamento. Una macchina infernale. Assolutamente sì. Oggi lavorare richiede, lo si percepisce, molta più competenza tecnica, richiede tempi lunghi perché tutte queste attrezzature vanno portate sotto e assemblate sul luogo, però una volta che il pannello, il taglio è pronto e parte, salvo grossi problemi meccanici, non si ferma più sino al termine e di conseguenza i livelli di sicurezza ben diversi del passato, dell'andare a prendere una butta sperando che non ti crolli tutto addosso, e produzioni di migliaia di tonnellate al giorno che fanno recuperare quei tempi in maniera rapida. Questa è la tecnologia moderna in qualunque miniera che si possa definire moderna al mondo da ormai più di 30 anni. Attraversiamo il taglio protetto dagli scudi, scendiamo 4 gradini e andiamo verso l'uscita con un ultimo stop. Esatto. Terminando la visita, riproponiamo agli utenti di uscire con una visione d'epoca, non con una macchina moderna che qui chiaramente non ha mai lavorato. E quindi proponiamo la musealizzazione di un cosiddetto fascio sottile. Perché fascio sottile? Perché è sviluppato in questo caso su un metro d'altezza, per mostrare le condizioni di lavoro di cui abbiamo parlato prima. È impossibile pensare solo che un uomo possa stare qui dentro incastrato. In mezzo. Si lavora a carponi con utensili manuali, nella realtà il luogo di lavoro potrebbe essere ancora più basso di questo. Li chiamavano, come dicevo prima, i topi, e chiedevano un abbattitore praticamente generalmente circa 2,5 tonnellate di abbattuto in queste condizioni qui. Durante il fascismo questi erano utilizzati anche come luoghi di punizione, ci finivano al lavoro coercitivo tutte le categorie non allineate, a iniziare dai prigionieri di guerra, i dissidenti politici, ma anche per esempio gli omosessuali che il regime perseguiva come criminali, metteva in prigione in tutta la nazione e mandava proprio qui nel giacimento sul Citano e in particolare nella miniera madre a scontare la pena producendo per lo Stato in questa maniera qui. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva
ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio, nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava, che scava. Le mani, la fronte hanno il sudore di chi muore, negli occhi, nel cuore c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente il viso caro di chi spera, questa sera come tante in un ritorno.